Si è svolta a Siena la prima edizione di Pie Food Toscana, una vetrina internazionale dei migliori prodotti agroalimentari toscani. Erano presenti 16 consorzi di tutela e 50 aziende produttrici. I prodotti sono stati presentati a numerosi stakeholder e a 50 buyer internazionali provenienti da tutto il mondo. È la Toscana che non ha paura, voglio ridere, di aprirsi. È la Toscana che ha bisogno di accettare le sfide del mercato internazionale. E secondo me è una grande opportunità per i consorzi e per tutte le aziende che sono dietro questi consorzi. Tanti uomini e donne che quotidianamente svolgono un lavoro molto rilevante e molto prezioso per modellare il nostro territorio. L'assessore Remaschi ha incontrato stakeholder, buyer e rappresentanti delle realtà produttive. Il presidente del consorzio della Cinta Senese DOP ha un obiettivo: avvicinare molti giovani a questo, perché c'è spazio, c'è tanto spazio, perché la domanda dei nostri prodotti e delle nostre carni supera abbondantemente l'offerta. Quindi chi mi ascolta, se vuole, si rivolga al consorzio e si informi su come può diventare un allevatore di Cinta Senese, che la Cinta Senese è buona, bella e anche simpatica. I produttori toscani di pane DOP hanno invece un problema che sperano di risolvere a breve. Purtroppo per il momento noi non ci possiamo vantare di poter esportare il prodotto, perché il prodotto, pur mantenendosi 4-5 giorni, ma è proibita per il momento l'esportazione. Noi stiamo comunque facendo uno studio con la Regione Toscana, che durerà un anno e mezzo, per il mantenimento in un'atmosfera modificata, che se ci vediamo l'anno prossimo può darsi che ci siano anche risultati per l'esportazione. La prima edizione di Pie Food Toscana è stata quindi un passo importante per aiutare tutti questi produttori. Noi dobbiamo aiutarli a fare rete, dobbiamo aiutarli a stare insieme, dobbiamo aiutarli a proporli, voglio dire, allo scenario mondiale. Abbiamo bisogno che ci sia maggiori possibilità di investimento e abbiamo bisogno di poterli far consolidare nell'ambito, diciamo così, del mercato non solo interno ma del mercato internazionale.